Ancora un'altra grande prestazione del Teramo che coglie un punto pesantissimo qui all'Angelini di Chieti contro il Chieti 1-1 il risultato finale. Un Teramo che è sceso in campo con il giusto atteggiamento, ha giocato alla pari con la prima della classe. Un primo tempo che si è chiuso in parità 0-0. La difesa biancorossa non ha rischiato più di tanto nella prima frazione, soltanto in un paio di circostanze. La squadra di Pomante si è resa pericolosa sul finire con Touré e poi dopo 5 minuti appena di gioco con Menni. Nella ripresa tutto è successo appunto nel secondo tempo perché è stato il Chieti a passare per primo in vantaggio al 17esimo con Della Quercia. Prima però Falla ha colpito la traversa, ma la grande reazione dei biancorossi al 26esimo, il pareggio di Pavone, un gran gol che ha colto di sorpresa il portiere Serravalli. E poi il Chieti ha reclamato un calcio di rigore al 34esimo, ma ha rischiato il Teramo soltanto in una circostanza sull'1-1 con Don Sam. Ma è stato molto attento e bravo quest'oggi il portiere biancorosso Di Giorgio a salvaguardare la propria porta. Dunque un Teramo che è ora a 3 punti dalla vetta, un Teramo che trova la continuità di risultati, 6 risultati utili, dunque un pareggio davvero prezioso e pesante. Ora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del tecnico Marco Pomante. Sì, è stata una reazione importante da parte della mia squadra. Al cospetto, secondo me, è una squadra forte, se non la più forte del girone, perché veramente è rosa giocatori, tanti di categoria superiore, però penso che noi la partita ce la siamo giocata alla grande. Abbiamo sofferto il giusto, abbiamo creato qualche grattacapo al Chieti. Forse dovevamo essere un po' più bravi negli ultimi 30 metri nella decisione finale per creare delle occasioni veramente importanti. Però mi porto dietro una grossa prestazione dei ragazzi, una grossa reazione. Oggi veramente giocare una partita del genere su un campo del genere con un avversario del genere non era facile. Noi, questo mi fa sperare per il futuro perché stiamo crescendo partita dopo partita dal punto di vista atteggiamento. Rammarico è paradossalmente dopo il gol nostro, perché poi lì si è accesa la partita. Ci tengo pure a precisare, a scusarmi a nome di Fabian Pavone perché ha sbagliato, ha fatto una cosa che non doveva fare, però ci tengo a precisare una cosa, che il ragazzo non voleva zittire, aveva la foto della ragazza in mano e voleva baciare, però in una situazione del genere, dove non ci sono tifosi nostri, dove sono solo tifosi del Chieti, vai a creare dei fraintendimenti e giustamente poi, no giustamente, si va a accendere una partita che fino al pareggio nostro, credetemi, sia stata una partita giocata con un agonismo importante da ambedue le squadre, però dal punto di vista della correttezza è stata veramente un'attesa importante.